Sarei stato deluso se non avessimo ottenuto questi 3 punti, anche se alla fine in qualche contropiede abbiamo rischiato, però penso che la vittoria sia meritata. Abbiamo iniziato una bellissima partita per 30 minuti giocando bene, poi un qualche errore di impostazione ha dato due contropiedi non troppo belli per il sottoscritto, anche per la squadra che quasi incassavamo una rete. Poi il secondo tempo loro ci hanno aspettato, volevano colpirci in contropiede, ma noi siamo stati bravi alla fine a trovare questa bellissima rete con Basic, dopo un bellissimo lancio di Gregorio, e un assist bellissimo di Borghese, per cui è una bella rete a coronamento di una buona prestazione nostra. Penso che nessuno pensava, ci speravamo, pensava di fare questo filotto di risultati così, perché abbiamo vinto 6 volte con un pari. Questo ho detto ai ragazzi, anche se le motivazioni dovevamo trovarle erano difficili da trovare, e l'unica cosa che ho detto è che dobbiamo avere la mentalità vincente si crea solo vincendo queste partite e trovando questo spirito di gruppo, per cui fa bene a noi, fa bene alla società e fa bene anche alla classifica, perché adesso forse lunedì sera possiamo anche passare davanti al Servette, per cui bravi ancora questi ragazzi. Sono soddisfatto dei 7 risultati utili anche perché sono passati attraverso il gioco, attraverso dei cambiamenti di squadra per vedere che abbiamo un gruppo solido e molto omogeneo, anche la panchina, e quindi questi risultati, diciamo, non mi stupiscono più di quel tanto. Però la gente comincia anche a sognare, dice, il Lugano è una squadra da primissimi posti. E questo ce lo dirà il campo l'anno prossimo, se riusciremo a fare 2 innesti azzeccati nei posti dove siamo un po' carenti, potremmo dire la nostra. Comunque l'idea della società è di non stravolgere questo gruppo, ma di innescare 2 pedine importanti e 2 pedine che fanno al caso nostro. Evidentemente ci vuole anche un po' di fortuna, ecco.